Ciao a tutti da streamardo.com, quest'oggi andiamo a vedere l'unboxing della nuova Asus GTX 960 Turbo. Come possiamo vedere nella parte frontale della scatola abbiamo una grande immagine della scheda stessa, nella colorazione bianca e rossa, il logo dell'azienda e il nome della scheda. Più in basso abbiamo alcune caratteristiche della scheda stessa, come viene segnalato con la scheda per cruccata di fabbrica, alcune tecnologie della ventola, del dissipatore, e inoltre che la scheda detiene 2 GB di memoria GDDR5. Qui in basso abbiamo il nome della serie, GTX 960 GeForce, e alcune tecnologie proprietarie di Nvidia. Durante la confezione, invece, cosa abbiamo? Abbiamo il nome dell'azienda, il nome della scheda, alcune tecnologie, e inoltre ci viene segnalato che la scheda è accompagnata da 3 anni di garanzia. Quindi un anno in più rispetto alla garanzia legale almeno in Italia. Più in basso abbiamo tre didascalie che ci spiegano le caratteristiche della scheda, come la tecnologia dual intake della ventola, che illustreremo più avanti. Abbiamo i componenti proprietari di Asus SuperAlloy Power, che permettono di avere una maggiore efficienza e temperature più basse, e il software di gestione della scheda GPU Tweak, per cloccare la scheda e comunque consultarne tutte le misurazioni e le statistiche. Più in basso abbiamo la tabella delle specifiche e due immagini che ci spiegano le uscite video e una piccola immagine della scheda stessa. Di fianco abbiamo le certificazioni e il nome in codice della scheda con alcune altre informazioni sull'azienda Asus. Sul lato superiore invece abbiamo riportate le stesse specifiche e caratteristiche che abbiamo visto nel lato frontale, mentre nel lato inferiore abbiamo i requisiti di sistema per montare questa scheda nel nostro computer. Apriamo la confezione e al di sotto del cartonato esterno troviamo la solita scatola nera con il logo dorato al centro Asus, che troviamo per tutte le schede di Asus. Aprendo anche quest'ultima scatola, troviamo al di sotto dell'imballaggio la scheda che prendiamo e mettiamo da parte, e al di sotto di quest'altra protezione in spugna abbiamo il bundle, abbiamo il manuale di installazione rapido, un piccolo foglio sulla garanzia e certificazione CE e il CD driver. Adesso prendiamo la scheda. Piccolo zoom. Allora, come possiamo vedere, la scheda è caratterizzata da un design dove prevale il colore bianco con alcune inserzioni in colore rosso molto acceso. Abbiamo un design a turbina, quindi questa ventola servirà per spostare l'aria dall'interno del computer al di fuori attraverso le grigliette vicino alle uscite video. Sulla parte frontale abbiamo questa cover in materiale plastico con il logo Asus in basso rilievo. Mentre nella parte posteriore della scheda abbiamo il PCB che, come possiamo vedere, è più corto rispetto alla lunghezza del dissipatore in colore nero, e abbiamo il bollino della garanzia, quindi se smontiamo questa scheda perderemo la garanzia. Abbiamo anche due chip RAM di marca di Samsung. E poi abbiamo il connettore per lo SLI, mettere due schede in parallelo, fino a un massimo di due schede in parallelo. Abbiamo il connettore PCI Express 3.0 e l'estensione del dissipatore. Da questa angolazione possiamo spiegarvi bene qual è la tecnologia dual intake di Asus, in quanto le schede reference tradizionali hanno il PCB che arriva esattamente fino a questo punto, quindi la ventola può prendere l'aria solamente dal frontale, mentre avendo un PCB più corto, Asus garantisce che questa ventola ha una maggiore efficienza in quanto prende l'aria sia da questo lato sia dall'altro lato.
quindi avendo una maggiore portata. Invece nel lato superiore cosa abbiamo? Abbiamo il connettore di alimentazione 6 pin, il logo Asus argentato e possiamo vedere inoltre da questa triangolazione sempre il connettore per lo slide. Nella parte inferiore invece non abbiamo niente, è completamente planare. Mentre per quanto riguarda le uscite video, cosa abbiamo? Abbiamo tre DisplayPort, un HDMI 2.0 e una DV. Inoltre possiamo vedere che il PCB è più alto rispetto allo standard, quindi dobbiamo vedere prima di comprare questa scheda se entra perfettamente nel nostro case. Parlando un po' di specifiche, cosa vi possiamo dire di questa scheda? È overclockata di fabbrica, quindi ha un GPU base clock di 1190 MHz e un boost clock di 1250 MHz, quindi un discreto passo avanti rispetto ai modelli reference GTX 960. Possiamo dire, dopo avervi dato queste specifiche molto brevi, che per questo video unboxing è davvero tutto e ci rivediamo al prossimo video unboxing. Ciao!